Luciana di Costa degli Ulivi e sono lieta di raccontarvi com'è nata questa avventura nella quale stiamo vivendo ora. E abbiamo fondato una piccola azienda agricola che non esisteva perché la passione e l'amore di mio marito Giorgio ci ha portato qui in Valpolicella, precisamente a Fumane, in una località che era della sua famiglia e mi ha coinvolto talmente che ora è il posto più bello per me. Abbiamo iniziato con la produzione prima di tutto dell'olio di oliva, ecco perché si chiama Costa degli Ulivi. E poi abbiamo iniziato a fare anche il vino perché ci siamo accorti che nel nostro ristorante invece di comprarlo era meglio avere il nostro vino. E abbiamo cominciato a produrlo con le ottime vine Corvina e Rondinella, le ottime uve di Corvina e Rondinella che abbiamo qui già da tantissimi anni. E questo vigneto che abbiamo alle spalle è di 14 anni fa, è il più giovane di quelli che abbiamo adesso. E produciamo quindi un ottimo amarone. Poi facciamo naturalmente il classico, il Valpolicella classico e anche un ripasso e ultimamente abbiamo una new entry nella nostra cantina che si chiama Insolence, che è il nostro orgoglio. All'interno della nostra azienda agricola, poiché siamo agriturismo, ci siamo attrezzati con l'accoglienza e quindi la ristorazione e quindi l'accoglienza nelle camere per i nostri clienti. La ristorazione ci vede impegnati in una cucina tradizionale e però di qualità, perché noi ci teniamo che prima di tutto ci sia la buona qualità. E dopo quello che piace a me sentire quando un ospite arriva è che mi dica: mi è parso di mangiare come a casa mia. Sono Alberto Fasoli, il cuoco della Costa degli Ulivi. Io vengo da famiglia di artigiani orafi. Ho lavorato 10 anni con mie sorelle nell'ambito del commercio. Ho sempre avuto una passione per la cucina. Come secondo lavoro ho fatto cuoco anche in altri ristoranti e da 2 anni a questa parte sono appunto il cuoco della Costa degli Ulivi. Ho cercato appunto di mantenere la tradizione della clientela, del posto, del menù, portando ovviamente qualcosa di mio.